Buonasera, buonasera da Radio Mirti, Andreana che vi parla. Domenica sera, non mi sono dimenticata di voi, ho avuto un paio di settimane da combattimento. State tutti bene? Oggi parliamo di un argomento importante che si aggiunge al percorso di management. Un argomento battuto da tutti, ci riguarda tutti. Oggi parliamo di etica professionale. Voi siete etici? Secondo me pensiamo tutti di esserlo. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta. Vi ricordiamo sempre che tutte le trasmissioni registrate di Radio Mirti si trovano anche sul nostro sito www.mirti-finance.com. Se volete approfondire, farci domande, ci trovate al 327-307-3454, vi rispondo io, oppure ci mandate una mail che trovate sul sito. Rispondiamo a tutti, ricordatelo sempre. E ringrazio sempre perché mi ascoltate in tanti e, come sempre, grande soddisfazione. Veniamo a noi. L'etica professionale, sapete, è una materia dibattuta tutti i giorni. Personalmente non ho mai voluto distinguere l'etica professionale dall'etica personale. Perché? Perché siete d'accordo? Uno ha un comportamento etico, non ce l'ha. Però l'espressione della propria etica poi è frutto di un'educazione familiare, di un percorso educativo ricevuto, ma anche della propria sensibilità, assume, a seconda dei contesti in cui ci si trova in un determinato momento, delle connotazioni diverse. È indiscutibile che in azienda, sul posto di lavoro, viviamo delle relazioni o delle situazioni che concettualmente sono diverse rispetto a quelle che viviamo in privato, ma la sensibilità, secondo me, il rispetto verso le persone, gli animali, la natura in genere, sono gli stessi, sono gli argomenti che cambiano i contesti in cui esprimiamo questa sensibilità. Qui parliamo di professione, quindi adesso proviamo a toccare alcuni argomenti, alcuni esempi per chiarire una volta per tutte cos'è l'etica professionale. Sicuramente l'etica professionale riguarda tutti, aziende piccole, grandi. È un concetto enorme, che però si esprime anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Una delle cose che trovo più detestabili sono le aziende che ci sbattono in faccia la loro sollecitudine verso il prossimo con apparenti programmi filantropici. In realtà, gratta gratta, sono delle operazioni pubblicitarie. Sono delle azioni che in latino si chiamano benevolenze. Captatio benevolenze è quell'atteggiamento che si attua pur di avere consensi. Strumentalizzare l'etica è veramente di cattivo gusto, cioè ti è rimasto veramente poco da dire. Recentemente ho avuto un incontro conoscitivo con un gruppo di persone che avevano appena avviato un'impresa. Per esempio, loro, secondo me, avevano dato un'errata interpretazione dell'etica. Trovarono mancante di etica un'azienda che nei loro confronti fu reticente nel rilasciare informazioni proprie. Ragazzi, la riservatezza è una forma di rispetto della propria attività.
non c'entra nulla con l'etica. L'etica parte dal singolo e il singolo esprime questa sua virtù nel suo quotidiano in funzione del proprio ruolo. Quindi la sommatoria dei singoli e del loro comportamento porta un'azienda ad avere una sua etica globale. Però ricordatevi che l'etica parte dall'alto. Garantire etica nella propria azienda significa, per esempio, selezionare collaboratori etici, significa rinunciare a collaboratori apparentemente efficienti, ma che magari risultano poco efficaci per le modalità con cui raggiungono i loro obiettivi. Vi ricordate la differenza tra efficienza ed efficacia? Efficienza è raggiungere un obiettivo, ma efficacia è attuare il modo giusto di operare per raggiungere questi obiettivi. In nome dell'etica si deve rinunciare a collaborazioni, negoziazioni, rami di business, procedure di produzione, approvvigionamento di determinate materie e materiali, rinunciare a fatturato, rinunciare a persone discutibili, che magari ci farebbero comodo, a prezzi competitivi che dietro nascondono ragioni eticamente discutibili, che però ci farebbero comodo. Etica significa rinunciare a denaro di dubbia provenienza, anche se ci farebbe comodo. Quindi etica è coraggio, selezione, rinuncia. Etica non è buonismo, etica è buona educazione nei rapporti, è correttezza e rispetto nei rapporti, è rispetto degli accordi, è rispetto delle persone, dell'ambiente. Le persone le rispetti nel modo in cui le tratti, ma anche preservando la loro sicurezza sul posto di lavoro. Le condizioni lavorative a cui devi prendere attenzione non sono solo quelle dei tuoi collaboratori, ma sono anche quelle delle persone che lavorano presso i tuoi fornitori, cioè nella tua filiera. Non puoi fare il figo a casa tua e poi comprare da un fornitore che tiene schiavitù dei minorenni, pulendoti la coscienza con un'autocertificazione del fornitore. Questa fa la differenza tra chi è etico e chi non lo è. Lungo la mia strada ho potuto constatare che l'etica paga sempre. Magari non paga subito, ma nel tempo paga. Le mie rinunce si sono rivelate sagge decisioni. Magari in quel momento mi sono costate fatica, però mi hanno tenuta lontano da situazioni spiacevoli e in nome dell'etica ho dovuto prendere o suggerire ai miei clienti di prendere decisioni difficili. Non sono state sempre comprese perché implicano lungimiranza, ma che mai e poi mai hanno portato al rimpianto, né mio né dei miei clienti. Lungo la mia strada ho scoperto tardivamente di aver avuto a fianco persone, collaboratori, fornitori, situazioni apparentemente etici ma che da un giorno all'altro non si sono rivelati tali. Beh, non ci crederete, ci crederete, ma sono andata avanti. Cammino lungo il fiume ed uno ad uno i loro cadaveri mi si propongono. È la corrente dei loro fallimenti, che è frutto dei loro comportamenti irrispettosi, li sta portando alla deriva. Ma chi è etico, secondo me, gode di un suo equilibrio e quindi non gode nel vedere queste situazioni precipitare. Ha ben altro per la testa. Può prenderne atto, proseguire passo dopo passo in nome della propria filosofia, consapevole che comunque, purtroppo, altri come loro potranno ripresentarsi lungo il cammino e si può solo sperare di individuare la situazione per tempo. Perché essere etici non significa non sbagliare o elevarsi a moralista. L'importante è non cedere alla tentazione istintiva della convenienza a tutti i costi, rinunciando alla sicurezza, rompendo
rompendo accordi contrattuali in modo illecito, approvvigionando prodotti inquinanti o frutto di sfruttamento sociale, far concorrenza sleale, millantare, fare comunicazione ingannevole, trattare male i propri collaboratori, ma anche non impegnarsi a mantenere la squadra efficiente eliminando gli scansafatiche, perché la meritocrazia in azienda è una dimostrazione di etica, cioè di rispetto verso le persone meritevoli. Essere etici in modo concreto è una forma sublime di leadership e non spetta solo ai dirigenti, spetta a tutti. Se c'è qualcosa che non va, non devi tenertelo per te perché non è di tua competenza, è tuo dovere segnalarlo. Poi magari non hai quel ruolo in azienda che ti permette di esercitare degli interventi, attuarli, deciderli, però devi mettere a disposizione di chi questi strumenti, questa autorità in azienda ce l'ha, quello che occorre perché appunto si possano riallineare determinate situazioni. Avete mai ragionato su questo argomento? Provate a fermarvi, tutti, qualunque sia il vostro ruolo nell'azienda. Vi ricordate la Nike, i bambini implicati nelle linee di produzione? Ma vi sembra normale? Ho detto la Nike, potrei citarne altre. Però è stato facile puntare il dito alla Nike, è facile dire sono etico, ma quante volte hai comprato una t-shirt a 2 euro e hai fatto finta di non sapere perché costasse così poco? Quindi si è etici anche a casa, quando si acquista, perché quando acquisti sei un player economico. Cosa muovi quando compri una t-shirt a 2 euro? Fatti due domande, fatele a casa e poi vedrai che te le fai anche in azienda, sia che tu sia, premesso che non ci sono ruoli insignificanti nelle aziende, ci sono solo ruoli meno complicati o con dei carichi di responsabilità inferiore, quindi qualunque sia il tuo ruolo, da proprietario a, non dico l'ultima ruota, non esiste l'ultima ruota in azienda, ma dalle persone che hanno dei ruoli più semplici. Ma tu, quando vai al lavoro, sei etico? La tua azienda com'è che si comporta in rapporto all'etica? Ma quando poi torni a casa e diventi un banalissimo consumatore, e ricordatevi, chiunque di noi alla fine è anche un consumatore, come compri? Cosa compri? Ti accerti di quello che compri? Pensateci ragazzi, questo è un tema che a me è molto caro. Mi viene in mente un'altra bufala, cioè proprio in chiusura di queste brevi puntate, no? Che non durano mai molto, quando si parlava del cotone biologico, una bufala pazzesca, ah sì, cotone biologico senza fertilizzanti chimici, che poi basta saperli dosare, i fertilizzanti chimici non sono un problema, senza insetticidi, senza trattamenti di insetticidi. Sì, poi l'ettaro a fianco non era di carattere biologico, per cui alla fine l'insetticida o ciò che veniva rilasciato nel terreno dell'ettaro a fianco non poteva non inquinare anche l'ettaro elevato a bio. Quindi attenzione che anche bio è in parte una moda un po' millantata come questione. Certo, non è che noi possiamo sapere tutto di tutto quando consumiamo, ma almeno avviciniamoci alle informazioni il più possibile oggettive in tal senso. Tanto per parlare di natura. Quando io vedo nel 2020 ancora gente con i cappucci e la pelliccia, e sapete bene che sono cani e gatti, sapete bene che arrivano dalla Cina, e sapete bene che come vengono trattati, e sapete bene che è un vezzo estetico e non di funzione, domandatevi se siete stati etici e se potete portare qualcosa di buono nel mondo lavorativo dove siete.
ragazzi, oggi abbiamo parlato di etica, quindi una nuova puntata di management. Fra un po' entreremo anche in tematiche di carattere organizzativo, ma questi sono i capisaldi, lo sapete. Allora vi auguro un buon fine di fine settimana a chi mi ascolta subito e comunque una buona settimana lavorativa, visto che domani è lunedì. Grazie per l'ascolto da Andreana di Radio Mirti. Un caro saluto a tutti. Ciao ciao.